Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Cesare Pavese disse: ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando i colori. Infatti, i colori fanno bene alla vita, la riempiono, la rallegrano. In fondo, tutti possiamo confermare l'effetto benefico di una bella passeggiata nel verde, no? Ecco, io personalmente ho sempre bisogno di un po' di colore nella mia vita, che sia abbigliamento, rossetto, fiori, eccetera. Ma questo loro potere benefico si riversa anche sulla lingua? Questo non lo so, ma una cosa è certa, in italiano abbiamo tantissime espressioni idiomatiche relazionate con i colori. Adesso le andremo a vedere, ma voi fate questo esperimento. Usatele, usatele, usatele e fatemi sapere se apportano qualche beneficio alla vostra vita. Bene, cominciamo subito perché ne abbiamo veramente tantissime. La prima è passare la notte in bianco. Questa espressione significa non riuscire a dormire per un'intera notte. Ma perché si dice proprio così? Beh, dovete sapere che il suo significato deriva dal Medioevo e più precisamente dal fatto che durante questo periodo, se una persona doveva ricevere l'investitura di cavaliere, avrebbe dovuto trascorrere la notte precedente senza dormire e indossando un vestito bianco in segno di purezza. Stai bene? Ti vedo particolarmente pallido. Non me ne parlare, ho passato la scorsa notte in bianco, perché mio figlio non ne voleva proprio sapere di smettere di piangere. Non appena torno a casa, crollerò sul divano. Essere nero. Cosa vuole comunicarvi qualcuno che vi dice che è proprio nero? Ebbene, vuole dirvi che è veramente arrabbiato, che è furioso, quindi fate attenzione e prendete le giuste distanze. Buongiorno direttore, il cliente di ieri vuole sapere se oggi può incontrarlo. No, guarda, oggi cancellami tutti gli appuntamenti. Non voglio parlare con nessuno. Sono nero. Ho appena scoperto che i nostri avversari ci hanno soffiato un importantissimo affare. La prossima espressione di oggi è essere al verde. Generalmente il colore verde è quello della speranza, del buon auspicio, ma questa espressione relazionata appunto con il colore verde è tutt'altro che positiva e ottimista. Se qualcuno rimane, è o si trova al verde, significa che è rimasto senza nemmeno un soldo in tasca e che ormai è ridotto alla miseria. Ma per quale motivo è stato scelto proprio il colore verde in questa espressione? A quanto pare il significato viene da un'antica tradizione, quella di dipingere proprio di verde il fondo dei ceri e delle candele. Perciò una candela arrivata al verde era una candela ormai consumata, a cui non restava più nulla. Hai sentito di Paolo? È al verde da quando si è licenziato. Poverino. Era sicuro di trovare un lavoro migliore, ma infatti è ancora disoccupato. Avere il sangue blu. Questa espressione viene di solito utilizzata per riferirsi a persone che hanno origini nobili. Ma perché proprio la scelta del blu? Ebbene, non si sa esattamente con certezza la ragione per la scelta di questo colore, però c'è un'ipotesi piuttosto convincente. Sembrerebbe infatti che dal momento che i nobili non si esponevano mai al sole, a differenza delle classi povere che invece lavoravano in campagna, la loro carnagione rimaneva sempre molto molto chiara, tanto da far intravedere le vene, di colore bluastro appunto. Antonella mi sta davvero antipatica, ha degli atteggiamenti troppo da diva e da principessa, pur non avendo una goccia di sangue blu. Sì, hai proprio ragione. Non so come faccia Sergio a sopportarla. Avere il pollice verde. Questa espressione ha un significato che penso sia abbastanza evidente. Infatti la si usa per riferirsi a qualcuno che ha una grande abilità nel coltivare e prendersi cura di piante, fiori o di un orto. Ma perché proprio il colore verde sul pollice?
Beh, perché tale colore è dovuto al contatto della mano, o in questo caso appunto del pollice, con le piante quando non si utilizzano i guanti. La pianta che mio marito mi ha regalato per il mio compleanno la scorsa settimana è già morta, non capisco perché. Ma dai, ma sei terribile, non hai per niente il pollice verde. Essere rosso dalla vergogna. Anche questa espressione è abbastanza chiara, abbastanza intuibile e indica una persona che è molto, molto in imbarazzo, che si vergogna tantissimo. La scelta del colore rosso è anche abbastanza chiara, infatti quando non siamo a nostro agio tendiamo ad arrossire in viso. Dopo aver litigato con suo fratello davanti a tutti, Roberto era rosso dalla vergogna. E ci credo, hanno fatto una figura di merda. Fare una settimana bianca. E questa espressione cosa significherà mai? Vediamo, pensate un po' al colore bianco. Cosa vi viene subito in mente? Beh, la neve, no? Ebbene, questa espressione indica appunto il trascorrere una vacanza di 6 o 7 giorni durante l'inverno in una località di montagna presso una struttura sciistica. Quest'estate non siamo riusciti a fare una bella vacanza, ma ti prometto che in inverno faremo una settimana bianca sulle Dolomiti. Ma io detesto la montagna. Essere verde dall'invidia. Anche questa non è così difficile, infatti significa semplicemente essere molto, molto invidiosi. Ma perché proprio il colore verde? Ebbene, il sentimento dell'invidia viene associato al colore verde perché l'eccesso di rabbia nel nostro corpo fa aumentare notevolmente la produzione di bile, che è un liquido pericoloso che il nostro corpo produce e il cui colore è proprio il verde. Sono proprio soddisfatto della nuova auto che ho comprato. Ma hai notato che quando siamo passati davanti ai nostri amici erano tutti verdi dall'invidia? No, sinceramente credo che nessuno ci abbia fatto caso. Di punto in bianco. Questa espressione significa all'improvviso, in maniera inaspettata, che coglie alla sprovvista. Questa espressione deriva dal mondo militare, dove indicava un tiro di artiglieria che veniva realizzato senza elevazione, in maniera orizzontale, quindi ad una posizione zero, e cioè non contraddistinta da nessun numero, in bianco, appunto. Stavamo parlando di cosa avremmo fatto il giorno dopo e di punto in bianco è andata via senza dare nessuna spiegazione. Si è sempre comportata in modo poco educato, ma a volte supera i limiti. A luci rosse. Detto di qualcosa legato al sesso e al pornografico, come film, libri, quartieri, eccetera. Ma perché si fa riferimento proprio al rosso e proprio alle luci di colore rosso? Ci sono varie ipotesi a riguardo, ma quella che sembra più accreditata è che tanto tempo fa ad Amsterdam le prostitute cercavano di attirare l'attenzione dei pescatori che arrivavano in città con una stoffa di colore rosso messa sopra le luci di colore bianco, che altrimenti erano troppo tenui per poter attirare l'attenzione degli stranieri. Giorgio è stato licenziato perché i suoi capi si sono accorti che guardava film a luci rosse durante gli orari di lavoro. Oddio, che figura di merda! Mettere nero su bianco. Quando siamo soliti mettere del nero sul bianco? Beh, quando scriviamo, no? Inchiostro nero su foglio bianco. Infatti questa espressione significa proprio mettere per iscritto e si utilizza soprattutto per accordi, contratti e simili, per evitare che tra le due parti ci siano malintesi, rinunce, ritiri, eccetera. Allora, l'azienda di Massimo ha accettato di fornirci le materie prime per la produzione. Sì, ma non mi fido. Preferisco mettere tutto nero su bianco, perché spesso si sono tirati indietro all'ultimo momento. Dirne di tutti i colori. Di tutti i colori significa di ogni tipo, quindi l'intera espressione indica il parlare male di qualcuno o qualcosa, dicendo ogni tipo di cose, spesso molto negative, al riguardo. Ma perché proprio tutti i colori?
Beh, perché c'è una vasta scelta di cose negative da dire a qualcuno, proprio come con i colori. Eppure quella persona le sceglie tutte. Ora che Massimo e Stefania hanno divorziato, lei ne dice di tutti i colori su di lui. Questo si chiama sputare nel piatto in cui hai mangiato. Vedere tutto nero. A cosa è di solito associato il colore nero? A parte l'eleganza, ovviamente. Ahimè, perché a me piace molto, è di solito associato a cose tristissime come la morte, il lutto, la negatività. Perciò questa espressione significa essere pessimisti, e cioè vedere tutto nero, a prescindere da dove si guardi. Mamma mia, è tardissimo, sicuramente perderò il treno, arriverò in super ritardo alla riunione e mi licenzieranno. Ma stai tranquilla e smettila di vedere tutto nero. Vedere tutto rosa. E se il nero è di solito associato a cose molto tristi e negative, il colore rosa invece è il colore dei balocchi, dei bambini, dei giochi, della gioia e della serenità. E per questo se si vede tutto rosa significa che si è ottimisti, che si riesce sempre a trovare qualcosa di positivo in tutto. Che palle, non riuscirò mai a terminare questo progetto entro la data di scadenza e perderò il lavoro. Ma no, ti aiuterò io, passeremo notti intere a lavorare e vedrai che sarà un successo. Ma come fai a vedere sempre tutto rosa? Vorrei avere un briciolo del tuo ottimismo. Avere una fifa blu. Questa espressione significa provare così tanta paura da diventare completamente pallidi in viso, tanto pallidi da sembrare quasi bluastri. Il che è tipico di quando siamo terrorizzati. Ha rigato la macchina di suo padre e adesso ha una FIFA blu e non ha il coraggio di tornare a casa. Perché? Perché suo padre tiene troppo a quella macchina. Fare, dare un assegno in bianco. Fare a qualcuno un assegno in bianco significa darglielo senza indicare né la somma né il beneficiario. Infatti, se è in bianco, significa che non è stato sporcato dall'inchiostro nero della penna. Per dimostrare quanto tenga alla causa, il presidente dell'associazione ci ha dato un assegno in bianco. Quindi possiamo chiedere la cifra che vogliamo. Wow, è stato molto generoso da parte sua. Cronaca rosa, cronaca nera. Ancora una volta ritornano il rosa e il nero, con gli stessi significati che abbiamo visto poco fa. Perciò se si sta leggendo la cronaca rosa sul giornale, significa che si stanno leggendo degli articoli a proposito della vita privata dei personaggi famosi, generalmente la vita sentimentale. Se invece si sta leggendo la cronaca nera, significa che si stanno leggendo articoli su fatti di cronaca, fatti di sangue, delitti, omicidi. Io amo leggere la cronaca rosa, mentre mio marito preferisce leggere quella nera, quindi acquistiamo sempre riviste molto diverse. Beh, è normale. Agli uomini di solito non interessano le vicende amorose altrui. Bene, con questa è proprio tutto. Spero che abbiate trovato il video interessante. Se è così, fatemelo sapere nei commenti e perché no lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Se amate le espressioni idiomatiche che gli italiani usano praticamente ogni giorno, allora vi aspetta un video super interessante. Quello a proposito delle espressioni idiomatiche con il ci. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card oppure direttamente in descrizione. Per tutte le altre lezioni non dimenticate di andare anche sul nostro sito www.lernamo.com e non dimenticate di seguire anche Lernamo su Instagram, su Facebook e su Twitter. Vi basterà cercare Lernamo o cliccare direttamente sui link che sono in descrizione. Ci vediamo prestissimo, promesso. Ciao!